fertilizzante organico che noi utilizziamo per migliorare la struttura del terreno e per favorire la crescita equilibrata di tutte le piante, da giardino, da orto, frutteto, è una materia organica di scarto da una coltivazione di funghi e si chiama residui di fungaia. Cosa significa? È un misto che viene utilizzato, un substrato utilizzato per coltivare i funghi con della torba, della stallatico misto, del compost. Una volta che i funghi vengono raccolti, il substrato si è esaurito dal punto di vista dei funghi, ma continua a essere molto ricco invece dal punto di vista nutritivo per tutte le piante da giardino che hanno esigenze differenti. È molto importante che il materiale organico sia molto di una pezzatura grossolana e non troppo fine, quindi varie zolle, zollette e residui più o meno decomposti denotano il fatto che è un materiale intanto già maturo e molto ricco e interessante per le radici delle piante, che una volta che trovano parte di questa materia organica, che vedremo a breve, andremo a miscelare al terreno, hanno nutrimento e preserva la quantità di acqua nel corso della stagione. E dunque, una volta preparata la buca, si prepara la piantagione con il materiale organico. Il materiale organico che utilizziamo per le piantagioni è la fungaia, residui di fungaia. Come si interviene per aggiungere il materiale organico al terreno? In linea di massima, dal vaso di coltivazione in cui si trova la pianta si riempie di una quantità circa la metà del vaso e una parte si mette direttamente sul fondo. Importantissimo è miscelare con la terra del giardino, del luogo in cui voi andate a mettere. Non deve essere a contatto la pianta con il materiale organico. Non è grave, ma se non è ancora maturo, non siete sicuri di del grado di maturità, è molto più opportuno mischiare la pianta. Va inserita della stessa altezza del livello del terreno. La fungaia, residui di fungaia che abbiamo avanzato nel vaso, vanno miscelati con la terra che abbiamo tolto dalla buca e si inserisce premendo piano piano, anzi non piano piano, direi che si preme abbastanza bene in modo che la terra riempia tutti gli spazi. Con la forchetta si preme sul bordo della pianta e se proprio siete generosi potete concludere con una spolverata di fungaia superficiale che si scioglierà poi subito e sarà disponibile per la pianta in tempi molto rapidi.